Allora, eccoci qua, finalmente sono tornato, il canale YouTube è stato liberato, ringrazio lo staff di YouTube che ha liberato il mio canale dall'hackeraggio avvenuto nei mesi scorsi. Allora, voglio parlarvi di un sistema di schede di rete ad alta velocità, Allora, vi dico subito. Sappiamo benissimo che ormai i provider più famosi come Fastweb ci stanno proponendo schede FTTH ultra veloci. Io sono uno dei fortunati che aveva diciamo, la fibra ottica 1 giga passata a 2.4. Benissimo, cosa fare per poterla far andare a 2.4? Nulla assolutamente, o meglio, dotarci di apparati tali da poter ricevere i dati a questa velocità. Però cosa fare? Se abbiamo un computer desktop non ci resta che montare una scheda di rete da 2.4, 2.5, ma ci sono anche schede da 10. Trendnet rappresenta una di quelle aziende che ha immediatamente puntato su questo tipo di prodotti. E abbiamo la prima scheda di rete PCI Express che si collega direttamente all'interno del computer che ci consente di poter andare oltre 2 gigabyte per secondo. Mentre invece se abbiamo un notebook e vogliamo fare lo stesso, non ci resta che collegare attraverso l'interfaccia USB 3.0 direttamente un ricevitore USB Thread. Cosa succede? Le schede sono perfette, le ho testate, le ho collegate da computer a computer, però non possiamo in Italia poter sfruttare questa potenza. Perché cosa succede? Se noi vogliamo utilizzare 2.4 pubblicizzati da Fastweb, abbiamo una problematica, che il modem non riesce su un solo cavo LAN a trasmettere questo tipo di velocità. Quindi Fastweb ha deciso di portare in casa 2.4, però li divide sui vari dispositivi. Quindi questi 2.4 sono disponibili, ma non possono essere goduti, scusate il gioco di parola, da un solo dispositivo, perché altrimenti avremo bisogno di un modem alla fonte che consente di poter lanciare il segnale 2.4 e una ricevente. Quindi noi abbiamo le riceventi, che sono le Thread Net, che sono già un passo avanti, ma non abbiamo modem che ci consentono di poter lanciare il segnale dal router di Fastweb oppure Vodafone oppure altri router a 2.4 su una sola presa LAN. Qual è l'escamotage? Benissimo, qualcuno ha provato a collegare direttamente le due uscite del modem Fastweb, del router Fastweb su due modem diversi, in modo da ingannare il sistema, riunificare il segnale e fare una sorta di mixaggio. Insomma, un pochettino complicato, bisognerebbe montare due schede di rete all'interno del computer, ma anche questo è complicato. Cosa possiamo fare? Possiamo dotarci di un modem dual LAN, multi-WAN, perdonatemi, multi-WAN, che ci consente di prendere due cavi provenienti dal router di Fastweb, metterli in questo router dual-WAN o multi-WAN, quindi utilizzare un sistema software di mixaggio del segnale, e dobbiamo trovare quel modem che oltre ad avere il dual one o multi one abbia anche un'uscita dedicata a 2.5. Cosa molto difficile, ci sono due o tre modem, se non sbaglio c'è un Asus che comunque consente di fare questo tipo di operazioni, ho chiesto a Trendnet, però attualmente non è disponibile. Però vi dico subito che con queste schede noi riusciamo ad avere già una portata di ricezione del segnale molto superiore a una scheda gigabit, quindi io consiglio immediatamente già di montarle queste qui, sia le PCI Express, sia per chi ha bisogno di velocità su un notebook, di dotarsi direttamente diciamo, del ricevitore sempre a 2.4, però USB 3.0. Ma andiamo a vedere un pochettino all'interno della scatola cosa troviamo. Allora, eccoci qua, vi parlavo della Trendnet. Allora, vi parlo subito dell'adattatore PCI Express Networking, il modello è il TEG-25GE-CTX che vedete qui. Allora, porta dedicata da 2.5 giga, PCI Express, veramente, veramente prestante, assolutamente. Vi spiegherò per quale motivo, non perché abbiamo nelle nostre mani il modem che riesce su un solo cavo LAN RJ45 a trasmettere 2.5, ma perché abbiamo trovato una linearità di funzionamento inaspettata. Altro prodotto, eccolo qua, ve lo faccio vedere, parliamo del TUC e T2G, sempre di Trendnet, e parliamo dell'adattatore USB 3.0. Eccolo qua, lo vedete. Adattatore ovviamente USB-C per quanto riguarda il collegamento dei computer, Mac, Windows,
insomma, possiamo direttamente collegare attraverso l'USB, implementare anche quei computer dove non sono dotati di scheda di rete, una velocissima e stabilissima scheda Trendnet già predisposta per il 2.5. E questo è un fattore molto 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 importante. Eccola qua, ve la faccio vedere, questa è la parte sottostante, la parte posteriore. Allora, che dire, collegamento per il futuro anche con USB-C, possiamo eventualmente, se non dovessimo avere l'USB-C, mettere un adattatore e trasformarlo direttamente in USB standard 3.0. All'interno della confezione invece della PCI Express, che va montata nel computer, è veramente molto molto piccolina, abbiamo anche l'adattatore per poterlo collegare ai case, quelli là più piccolini, quelli d'ufficio che sono un pochettino più bassi, stile IBM. Abbiamo il dischetto con i driver sopra, abbiamo le note e abbiamo il, diciamo, la guida di installazione che ci dà tutte le informazioni. Vedete, può ricevere il segnale anche della rete a 10 GB per secondo. Allora vi ho fatto vedere un pochettino all'interno della scatola cosa usciva. Eccolo qua, il 2.5 e il 2.5 PCI Express, ve lo faccio vedere ancora meglio. Allora, che dire, sicuramente con la fibra che sto utilizzando, che è una 2.5, pur non avendo il modem dual one, ho trovato dei grossi benefici e stabilità di segnale nel tempo per quanto riguarda sia la ricezione sul notebook, che è comunque dotato di una scheda di rete gigabit, ma sto utilizzando anche un altro notebook che non era dotato di scheda gigabit, che comunque ha usufruito di questo adattatore, vedete che ha l'ingresso RJ45 e la potenza sicuramente aumentata. Discorso un po' diverso per quanto riguarda il mio computer gaming con scheda madre non dotata di scheda di rete superiore al gigabit, e in questo caso io ho già immediatamente riscontrato una differenza di velocità, quindi siamo riusciti ad andare sopra il giga nonostante ci fosse questo limite imposto dalla singola uscita del router Fastweb. Seguitemi bene, attenzione, ma se eventualmente noi riuscissimo ovviamente a trovare un router che va collegato vicino a quello di Fastweb e quindi implementa due cavi in ingresso, quindi in multi one, e ha un'uscita dedicata da 2.5, ecco che il gioco è risolto, perché possiamo tranquillamente con queste schede della Trendnet di poter ricevere il segnale a 2.5. Che dire, se avete domande scrivetemi, sarò ben contento di potervi aiutare, però i video non si fermano qua, perché questo è un discorso scottante, interessante, che seguirò, perché sono in attesa di ricevere un modem multi one per poter fare poi questo test e vedere un pochettino anche il funzionamento reale su un solo cavo. Però vi dico che già utilizzando la scheda PCI Express e la Trendnet 2.5 abbiamo eliminato un collo di bottiglia, quindi abbiamo una stabilità maggiore, perché non portiamo al limite massimo la scheda di rete gigabit che troviamo anche nei computer più moderni, quindi non andiamo al massimo, ma con questa riusciamo a gestire veramente molto bene quelle che sono le velocità, perché non è solo velocità di apertura di una pagina, ma è anche stabilità del segnale nel tempo, e questo è un fattore importante che spesso viene sottovalutato. Pertanto io ho terminato, spero di vedervi presto, di poter ritestare presto le nostre Trendnet per vedere un pochettino come si comportano con un router dedicato con una sola uscita, che ricordo non è possibile ancora, tranne qualche marchingegno, poter utilizzare attualmente, perché hanno deciso i provider di non dare massima potenza su una sola uscita, ma bensì dividerla per poter fattorizzare alla massima velocità più device all'interno di un'abitazione oppure di un ufficio. Quindi potete utilizzare un tablet a massima velocità, un televisore a massima velocità e un, diciamo, un computer a massima velocità, quindi un gigabyte più 0,5, in modo da poter anche gestire quelli che sono i flussi video dei nuovi provider che lanciano i film in 4K, insomma. Però io vi dico, dotatevi da subito di una scheda PCI Express all'interno del computer che possa consentire di eliminare quei colli di bottiglia e di avere una linearità maggiore per quanto riguarda il segnale internet. Ho terminato, vi saluto e spero di vedervi molto presto e fare qualche altro test. Ciao!